Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. Incontrò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui dei quali hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele esclamò: da Nazaret può mai venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei figlio di Dio, tu sei re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito il Vangelo dell'incontro tra Gesù e Natanaele, un incontro mediato da Filippo che dice a Natanaele: vieni e vedi. Lo dice proprio perché Natanaele possa incontrare, conoscere personalmente Gesù, soprattutto come a dirgli: vieni al cuore di Gesù, vieni e vedi questo cuore sacratissimo. Lo dice anche a noi. È un invito che vale anche per noi, è un invito a conoscere e incontrare personalmente Gesù nel suo cuore sacratissimo in queste messe del primo venerdì del mese, di questo nuovo anno. A Natanaele Gesù dice che è un vero e autentico e genuino israelita. Fa a lui una rivelazione straordinaria, duplice. La prima rivelazione riguarda proprio lui, Natanaele, come persona. Gesù gli dice che è una persona sincera, onesta, ecco, davvero un israelita in cui non c'è falsità. È un bellissimo complimento per la purezza dalla falsità, per la sincerità, che è una grande virtù, una virtù importantissima, umana e divina nello stesso tempo, una vera virtù evangelica, tanto è vero che è l'opposto del demonio che è falso, è la falsità in persona e in atto. Il demonio, Gesù l'ha definito, padre della menzogna, quindi l'origine ispiratore della menzogna, della falsità. Questo significa che se Gesù ci vede sinceri nella mente e nel cuore, nel pensare, nel pensare e nel sentire, ci trova veramente graditi al suo cuore, come ha gradito Natanaele. Ecco, e l'ho anche ammirato, ecco davvero un israelita, dovrebbe dire così di noi, anche Gesù, saremo sicuramente graditi al suo cuore divino, che è un cuore tutto luce, tutta verità, onestà, sincerità e purezza infinita. Certo, la sincerità non è una virtù facile, ma è una virtù indispensabile, essenziale per essere simili al cuore di Gesù e per essere quindi amati da Lui. Era anche sicuramente una virtù di Giovanni l'Evangelista, giovane e sincero. E penso che noi tutti vogliamo essere così, iniziare l'anno così, nella massima sincerità di cuore. La sincerità si contrappone da una parte alla bugia, ma ancora di più si contrappone alla ipocrisia, che è qualcosa di più grave della bugia. L'ipocrisia morale e religiosa
ipocrisia farisea, che è una vera e propria simulazione, una doppiezza. La sincerità però comporta anche una certa capacità di giudizio giusto e onesto, perché qualche volta bisogna essere anche così chiari e oggettivi nel dire le cose come stanno, in verità, schiettezza e lealtà, anche a costo qualche volta di dover esprimere qualche giudizio su certi comportamenti delle persone che sono negativi, anche se qualche volta è giusto fare un certo discernimento su certe persone che si comportano in modo cattivo nel loro parlare, nel loro agire. E Natanaele infatti dice di Nazareth un giudizio: da Nazareth può venire qualcosa di buono. Effettivamente i nazaretani non è che erano molto buoni, frequentavano la sinagoga, ma però non erano sinceri, non erano gente buona, e lo dimostrarono poi, soprattutto quando Gesù parlerà nella sinagoga, tornando dalla prima missione, suscitando invidia e gelosia, al punto che poi hanno tentato di scacciarlo da Nazareth e di buttarlo giù dalla rupe del paese. Quando c'è sincerità c'è anche un retto giudizio, un giusto discernimento, e non si deve aver paura di dire pane pane e vino al vino, cioè senza avere ipocrisie e adulazioni, senza atteggiamenti e pose finte, vanitose, artefatte o spettacolari, pose false e caricate da teatro, da cinema, insomma, da inganno. Ecco, questo lo dobbiamo certamente evitare. Non solo Gesù rivela a Natanaele di conoscere il suo intimo, il suo cuore sincero, ma anche di avere un carisma di conoscenza addirittura dei suoi spostamenti fisici, delle sue frequentazioni, come quella del fico. Io ti ho visto quando eri sotto il fico. Il fico era il luogo dove Natanaele si riposava, dove meditava, dove pregava. Ecco, questo carisma di conoscenza era operativo in Gesù, ma anche in alcuni santi particolari. Per esempio, in un modo straordinario era operativo in Padre Pio, che sapeva dire delle persone tutto quello che avevano detto o che avevano fatto, con precisi particolari. E questo è un dono altamente fruttuoso soprattutto di conversione. Padre Pio se ne serviva per portare non tanto a meraviglia le persone, ma a convertire le persone, e porta anche alla fede, fruttuoso di fede. Infatti in Natanaele vediamo soprattutto la fede, dopo aver capito qualcosa di straordinario in questo uomo che l'aveva visto sotto il fico, in questo suo dono di conoscenza soprannaturale. Lui, come dice subito, quasi una specie di confessione come quella di Pietro: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Perché questo carisma è così potente da suscitare tanta conversione come per Padre Pio e da suscitare una grande fede come per Natanaele? Perché si tratta di una conoscenza, di un occhio di amore personale particolare. Ecco, al di là del fatto, diciamo, straordinario, e soprattutto colpisce questo, uno si vede come se ci fosse stato quell'occhio che lo ha seguito, che lo ha amato. Ecco. Ha di fronte una persona che potrebbe dirgli: so tutto di te, so quello che fai, ti seguo, ti aiuto, ti proteggo, ti illumino, ti voglio bene, voglio il tuo bene. E quindi quando uno è sotto questi occhi, che sono gli occhi del cuore, certamente straordinari, ma che comunque sono occhi di amore, e sta tranquillo, dovunque è, qualunque cosa fa, si sente osservato, si sente guidato, amato, ecco, si sente sempre seguito, e questo è importante, seguito con amore, da una persona che sa tutto di noi. Ecco. All'inizio del nuovo anno anche noi abbiamo bisogno proprio di questa sicurezza degli occhi
di Gesù su di noi, abbiamo bisogno di questa certezza del suo aiuto, della sua protezione, del suo amore che ci segue in tutti i particolari della nostra vita. Sa tutto dove siamo, cosa facciamo, e che soprattutto dobbiamo avere questa sicurezza, questa certezza quando potrebbero arrivare delle malattie o delle difficoltà o delle prove della vita, delle contrarietà, delle sofferenze. E questa messa del Sacro Cuore, un cuore che vede come può vedere una mamma, un cuore che ci accompagna nel nuovo anno, ci deve dare questa grazia di non sentirci mai soli, sempre visti, guardati. Padre Pio diceva, quelli che sono vicini li guardo con un occhio, quelli lontani con due occhi, quindi li guardo, vedevo, sapeva tutto. Ecco, qui guardare con gli occhi, con due occhi, voleva dire con il massimo dell'attenzione, della cura, del seguire una persona, di quello che fa, cosa dice. Ecco, quindi penso che oggi soprattutto la gente ha paura della solitudine, uno si sente sempre solo un po', perché attorno a noi c'è un mondo chiuso, indifferente, a volte ostile e pericoloso, per cui guai a essere soli. Allora uno si rifugia nella sua famiglia, nel matrimonio, nella parentela, anche più intima e più stretta, ma quando per esempio la famiglia, il matrimonio, la parentela si sciolgono, si rompono, si perdono per svariati motivi e in vari modi, ecco che uno si trova solo e si trova un po' smarrito, come un bambino abbandonato, che non ha più gli occhi della mamma e del papà su di lui, si sente proprio solo e abbandonato. E allora subentra l'angoscia, la depressione, l'ansia, la paura e si va in crisi. Ecco, questo Gesù che ci vede col cuore, sempre e ovunque dove siamo, qualunque cosa stiamo facendo, qualunque luogo dove stiamo. Questo Gesù deve essere fonte per noi di serenità e di tranquillità e di consolazione. Questo Gesù che ci ama di cuore, apprezza e stima e ci aiuta, è fonte di conforto e di guarigione. Naturalmente se lo preghiamo, naturalmente se lo crediamo e lo amiamo e ci affidiamo e ci consacriamo a questo Gesù, al suo cuore, per essere sereni e tranquilli tutto l'anno, ovunque siamo, qualunque cosa facciamo. Abbiamo gli occhi misericordiosi e buoni di amore di Gesù su di noi, sanno e vedono tutto e quindi ci seguono, nulla sfugge a loro, non dobbiamo mai sentirci soli. Qualunque cosa succeda, anche se gli uomini ci lasciano, ci abbandonano, anche nelle relazioni più intime, più fondamentali, noi sappiamo che il Signore non ci lascia mai di guardarci, di seguirci con tutti e due gli occhi, insomma, di essere sempre accanto a noi e di essere sempre vigile e vicino a noi. Ecco poi la seconda rivelazione. Vedrai cose maggiori di queste, questo carisma delle guarigioni, della sapere, di conoscenza. E vedrai il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ecco, quindi Gesù promette a Natanaele di fargli vedere una speciale apertura del cielo, il cielo aperto. Cielo aperto vuol dire che avrebbe visto altri fenomeni soprannaturali, altri fenomeni miracolosi, altri fatti prodigiosi. E quindi avrebbe visto quasi come una pioggia, una nevicata di grazie e di miracoli, di doni divini, di carismi soprannaturali, ancora più abbondanti, ancora più grandi di quel dono di conoscenza. Ecco qui, oggi soprattutto noi abbiamo ancora bisogno proprio di soprannaturalità, abbiamo ancora bisogno dei miracoli. Il Signore ha fatto un grande dono all'umanità il secolo scorso, donando Padre Pio, che era veramente una pioggia di grazie e di miracoli. Lo è stato, anche se lui cercava di nascondere queste sue piogge dal cielo di grazie divine, soprannaturali, di carismi, però sono stati visti da tante persone. Purtroppo, dopo questa esperienza, la scienza tante volte ha sostituito lo Spirito Santo, il magico ha sostituito il miracoloso.
rito ha sostituito il mistero anche, purtroppo. La parola, l'insegnamento ha sostituito la grazia e la devozione. Dobbiamo invece essere sempre aperti al soprannaturale, a vedere questa pioggia. Vedrai cose maggiori, il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere. Ecco, questa generosità divina, soprannaturale, è anche per noi che siamo devoti del cuore generoso di Gesù ed è frutto della intimità del cuore di Gesù, figlio di Dio, col cuore del Padre. Il cuore di Gesù apre il cielo, cioè apre il cuore del Padre e così si realizza una specie di corsa frenetica degli angeli. Gli angeli che salgono e scendono la scala celeste, su e giù per la scala della grazia, per portare a Dio le nostre preghiere e per riportare da Dio, come uno che sale che scende, ecco, le grazie di Dio, anche i miracoli di Dio. Allora in questo anno e con queste messe mettiamoci proprio nel cuore di Gesù, in modo che anche noi possiamo vedere, potremo vedere il cielo aperto, potremo anche sperimentare il soprannaturale e le grazie divine le potremo ricevere, soprattutto quelle che riguardano il bisogno di guarigione che tutti abbiamo, le guarigioni spirituali, psicologiche e fisiche, per le quali noi invochiamo proprio Gesù Eucaristico durante questa Santa Messa. Davvero penso che in queste invocazioni le grazie scendono. Gli angeli hanno un grande affare anche per noi in queste sante messe del Sacro Cuore. Gli angeli andranno su e giù, porteranno al Signore il nostro bisogno di salute, soprattutto il nostro bisogno di guarigione, e porteranno da Dio la grazia, la salute, la guarigione, la liberazione di cui abbiamo bisogno. Confidiamo e siamo aperti a questo vedere le cose soprannaturali, le grazie miracolose che il Signore ci può donare se avremo la stessa fede che ha avuto Natanaele.